Troviamo una squadra che secondo me è stata rinforzata molto bene dal mercato di gennaio. Ha acquistato dei giocatori secondo me molto importanti come Bitante, Litteri, Embalo, giocatori che secondo me in Serie B sono una garanzia, perciò so cosa mi aspetta, una partita molto difficile. Però siamo pronti, abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo recuperato le energie mentali e nervose dopo una brutta partita che abbiamo fatto a Cittadella, perciò abbiamo questo spirito di rivalsa che spero domani di mettere in pratica. La prima senza Mancuso, io ho molta fiducia sempre, come ho sempre fatto, come ho sempre detto, dei giocatori che metto in campo e di chi ho a disposizione in questo momento qua, perciò la fiducia è immutata, noi facciamo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Ci sono dei ballottaggi, come è giusto che sia, che sceglierò. Ma al di là del modulo, delle scelte, bisogna avere gli occhi che avevano quelli della Juve. C'erano degli occhi che ti mangiavano. Quello bisogna avere, quell'atteggiamento aggressivo, altro che quel 4-3-3, ma la caparbietà, quello spirito, quell'ardore che hai dentro di te, quell'agonismo che devi tirare fuori. Poi il resto. Anche il Cittadella. Eh? L'hanno avuto più di noi, hanno avuto più carattere, più determinati, più foga agonistica. Quella dobbiamo avere noi, perché sennò non si va in nessun posto, specialmente nel campionato di Serie B. No, io continuo a ripetere di continuare per la nostra strada, cioè di non guardare oltre, perché ogni volta che pensiamo qualcosa ci prendiamo delle bastonate, che è meglio che pensiamo a quello che dobbiamo fare sul campo, pensiamo alla partita che dobbiamo fare, cerchiamo di fare il massimo su quella partita e poi si vedrà, perché se stiamo lì a pensare al dopo non vorrei che succedesse come a Cittadella. Mister Di Braglia, che pensa? I risultati parlano per lui, ha vinto l'anno scorso un grande campionato a Cosenza, dopo una grande rimonta. Quest'anno sta facendo un ottimo lavoro, secondo me, la squadra ha una sua fisionomia, gioca bene a calcio, perciò che si può dire? Che anche lui, nonostante l'età avanzata, che ci pensano che siamo vecchi, magari qualcosa di buono riusciamo ancora a fare.